cosa è mancato nella visita del Premier e nei discorsi che ha fatto alla città? Intanto la concretezza, nessuno può pretendere in questa fase economica che tutto vada bene, però non si può neanche venire qui a raccontare fuffa, non si può chiudere gli occhi di fronte a una realtà che resta drammatica, perché i parametri macroeconomici dell'Italia sono tutti negativi, non c'è un solo parametro che abbia conseguito dei risultati positivi rispetto al momento in cui lui ha iniziato a fare il Presidente del Consiglio. E questo penso che vada detto con estrema chiarezza, e con altrettanta chiarezza Renzi ci dovrebbe dire come intende provare a recuperare questo ritardo, che comincia a diventare un ritardo preoccupante. Parliamo della disoccupazione giovanile, parliamo della disoccupazione in quanto tale, parliamo dell'indice di povertà, tutte cifre che si sono moltiplicate per 2, per 5, per 10 addirittura. Parliamo dei consumi che sono crollati, per la prima volta calano anche i consumi alimentari, questioni che sono solitamente legate ai grandi conflitti mondiali, quindi insomma non ci vuole una scienza per capire che effettivamente c'è una fase di difficoltà. Quando si viene in giro per il territorio nazionale e in Sicilia bisogna avere il coraggio e la sincerità di ammetterlo e non di raccontare frottole. Poi bisogna anche dire che il Sud viene trattato malissimo. Nello sblocca Italia tutte le principali infrastrutture che erano finanziate con i fondi europei sono state delocalizzate nel centro-nord, quindi di fatto non ci sono praticamente infrastrutture di rilievo che nei prossimi anni saranno realizzate con i soldi dello Stato nel Mezzogiorno d'Italia. Quando ci sono delle azioni importanti sono azioni paradossalmente negative, come nel caso delle trivellazioni, quindi insomma, o almeno non sono giudicate positivamente dai cittadini che le subiscono, forse anche perché gli sono state spiegate male e non sono chiare neanche le prospettive. Certamente avranno un impatto ambientale, paesaggistico importante, e in una terra che vive anche di turismo, oltre che di agricoltura, di prodotti tipici, di specificità e di qualità, non credo che siano molto compatibili con la vocazione stessa della Sicilia. Già errori in passato, nel lontano passato, di questo tipo sono stati fatti, quando è stata industrializzata con realtà, insediamenti importanti, molto invasivi, un pezzo di Sicilia, sarebbe magari opportuno pensarci 10 volte sopra prima di fare i medesimi errori.